Eccoci allora con i Real Zivido, partita combattutissima fino all'ultimo, avanti 2-0, recuperati sul 2-2, poi 3-2 vostro e alla fine ha tolto dall'incrocio un tiro. Grande, stasera ha fatto la differenza. Sì, esatto, più perché non ha fatto solo quella parata. Più del solito. È merito di tutta la squadra, se giochiamo con la testa, giochiamo con l'impegno, portiamo a casa i risultati. Aspetta, da portiere ti dico, andava a vedere l'incrocio, la meglio della squadra. Sì, però la vittoria è corale, cioè sì, siamo andati avanti di due. Noi abbiamo i momenti di blackout in tutte le partite, però stasera con la testa, col carattere che c'è sempre contraddistinto, abbiamo un blackout, lo meritiamo. Senza dire che è una reazione che sta tornando ai vecchi fasti. Forse il gruppo si è ricreato con lo spogliatoio. Sì, sì, diciamo che il gruppo, allora i giocatori sono sempre quelli, a parte qualche innesto, però noi ci speriamo, sì, è da un po' che non vinciamo. Finali ne abbiamo giocate, 2 minuti fa le abbiamo vinte, sì. Però di finali mentre le abbiamo giocate, purtroppo non sono finite bene, ma sono servite per arrivare a questo risultato. Speriamo sì. Anche perché poi da vinta così, come ha detto lui, con carattere, con la voglia. Con la certo, grinta. Certo, ma la squadra c'è. Una volta perse le mele marce ha sempre avuto il suo carattere e siamo sempre andati avanti a testa alta. Noi siamo una squadra, possiamo giocare individuali, se giochiamo con squadra portiamo a casa i risultati, se ci intestardiamo lo riportiamo a casa. Stasera è la dimostrazione. Giocare da squadra vuol dire portare a casa i risultati. Giocare individuali vuol dire fare delle belle partite ma non portare a casa niente. Quindi da qua si può ripartire per essere protagonisti nei playoff in campionato. Lo speriamo. Lo speriamo. Alla grande. Quindi complimenti ancora, grazie. Grandissima partita, grazie. Complimenti portiere, grazie. E ci vediamo prossimamente. Ragazzi, sempre forza Reale. Ciao. Grazie.